Vabbè, signor zombie, è stato un po'... Ma... dove diamine sono finito? Cosa? Ok... Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Siamo tornati oggi con la nostra serie in compagnia di Marci. Però ancora non c'è il buon Marci, perché ho letto i vostri commenti l'altra volta e mi avete detto: Marco, non ti devi vendicare perché l'errore l'hai fatto te, hai citato te, hai usato te la creative. E pensandoci avete ragione ragazzi. Però cosa ho pensato? Allora, innanzitutto la mia casa è ancora in questo stato, quindi dovete scrivermi voi qua sotto nei commenti se volete che io sistemi in qualche modo questa struttura qua di lava e fare praticamente una casa appunto qua dentro col glass. So che magari tanti di voi vorrebbero fatta una casetta un po' più carina, e appunto oggi voglio costruire prima di tutto la mia casettina, proprio una cosa molto semplice, e cercare di salvare in qualche modo le cose che sono rimaste della Mr. Crayfish, questa mod qui che fa i tavolini, le sedie, le televisioni un po' più carine, e le cose che sono rimaste, tipo il mio letto che è in mezzo alla lava, e anche qualche cosa tipo quella sedia e la postazione da gaming. Però ragazzi, un bel like mi raccomando, cercami di superare i 1000 like, non sono tanti, però un bel like di supporto, e se siete nuovi iscrivetevi al quadratino rosso qua sotto. Ho pensato però, ma ragazzi, ma il buon Marci è entrato nella vanilla prima di noi, ha scavato, ha fatto un sacco di cose, quindi tecnicamente avrà messo le sue cose da qualche parte, quindi noi oggi cercheremo la sua casa segreta, il suo bunker segreto, qualunque cosa lui abbia fatto per nascondere le sue cose. Innanzitutto ho craftato comunque il deco bench, che è quel tavolo che volevo fare nello scorso episodio, nello scorso video, così potevo fare tutti gli oggetti segreti della Deco Bench, che è una mod anche quella molto carina che fa degli oggetti spaziali. In più ho altri oggetti nel mio inventario e altre cose qua dentro. Ho raccolto un hand cannon da un fight contro uno zombie, perché ci droppano sempre, però è comunque utile. Abbiamo pochi diamanti, abbiamo un bel po' di materiali qua. Poi ho pensato alla mia casettina, potevo fare una cosa veramente proprio, guardate cosa probabilmente di fare per una casa, voglio fare un pavimento in cobblestone, ma proprio bella visibile, perché questa qui sarà un po' la casa troll, perché poi Marci se la trova davanti e dice: ma guardate quanto è brutta la casa di Marco. Beh, ma lui crede che questa qui sarà la nostra casa. Noi ragazzi faremo una casa gigantesca, ma sarà nascosta dentro una montagna nel prossimo episodio. Vi piace come idea? Intanto costruiamo la nostra casettina qua, che deve essere una cosa proprio un 3x3. Vi fidate? Vi viene fuori una cosa fatta bella? Ve la faccio vedere appena finita. Prima che io vi mostri cosa è uscito dalla casa nuova, devo andare a prendere altri pezzi di cobblestone che non abbiamo. Allora noi dobbiamo rischiare col legno che abbiamo. Ecco, vabbè, volevo mostrarvela dopo, però quella lì è la nostra casetta. Dopo vi faccio vedere perché è così piccola, e poi ne parliamo un attimino. Allora, voglio andare a recuperare innanzitutto il letto. So che non dovrei costruire le cose col legno, perché è molto rischioso che prendano fuoco e poi non scendo più dalla mia vecchia casa. Però mi serve assolutamente almeno cercare di recuperare il letto, che speriamo che non cada nella lava. Di quanto non è caduto nella lava quel letto. Poi cerchiamo anche di recuperare il computer. Ci pensiamo un altro in un attimo momento. Ok, prendiamo qua il letto e scappiamo via. Tanto questi blocchi qua non ce ne frega niente. Ma perché è così piccola la mia casa di Minecraft? È perché in realtà ho in mente di trollare un attimino Marci, perché lui crede che questa qui sia la nostra casetta. E invece no ragazzi, perché in realtà la nostra casetta vorrei farla con un bunker segretissimo qua sotto. Mettere un blocco invisibile che si può tecnicamente craftare, lo crafteremo nei prossimi episodi, oppure lo faccio off camera e vi faccio vedere poi il risultato finale, per mettere qua appunto questo blocco invisibile, scendere giù e entrare nella nostra vera casa. Questa qua diciamo che sarà una zona, diciamo, per far finta che questa qui sia la vera nostra casetta. Poi ho pensato, qua metto una scala in questo modo e una scala in questo modo, e qua possiamo difenderci dai vari zombie, scheletri, gente che ci rompe un po' le scatole. Spero che magari questa idea vi possa piacere. Comunque l'ho resa anche un po' funzionale, perché ho messo anche qua una crafting table, qua ho messo il nostro lettino, qua abbiamo anche una double chest che possiamo fare, mettere, io volevo mettere in realtà a fianco, non così le volevo mettere, mettiamola una a fianco all'altra in questo modo, e ci mettiamo tutti i nostri attrezzi un po' più inutili, questi qua magari sono i colpi del PDV, ce li teniamo, comunque il PDV nei commenti l'altra volta mi avete detto di tenerlo, quindi lo teniamo, dai, lo teniamo. Poi mettiamo tutti quanti questi attrezzi e tecnicamente la nostra casa è praticamente super funzionale ragazzi, perché oltre che i cartelli qua che Marci ci ha lasciato l'altra volta, che noi ruberemo, perché a nostra volta oggi li lasceremo nel suo bunker, perché lo troveremo, ci prendiamo anche tutte le nostre cose
qua in giro, perché sono messe qua a random, abbandonate a loro. Ah, ma io ho lasciato anche qua altri colpi di Advanced Magazine, ma va bene così, raccogliamo tutto quanto. Qua dovremmo avere anche del Coal, infatti avevamo del Coal, raccogliamo anche questo pezzettino di Cobblestone e ci riportiamo tutto quanto a casina. Dovremmo capire anche dove si trova il bunker di Marci. Abbiamo anche questo hand cannon che possiamo tenerci in mano, quindi mettiamo via tutte quante le cose un po' più inutili del caso, che adesso non più di tanto servirci. Abbiamo anche del diamante che ci teniamo, perché non mi fido a lasciarlo nella chest, perché Marci potrebbe salire da un momento all'altro nel server e potrebbe rubarcelo. Quindi chiudiamo tutto quanto qui e è una casettina funzionale. Avete capito comunque cosa voglio fare più o meno. Comunque dobbiamo cercare di capire dove può essere andato Marci, perché secondo me tanto lontano non può essere andato. La notte sta calando, quindi la situazione si può fare un po' pericolosa. Dovremmo andare a dormire, ma io voglio prima di tutto cercare il suo bunker. Bunker che potrebbe essere all'interno degli alberi, perché sapete che lui era un po' specializzato nei video dei bunker segreti, dei noob, dei pro, degli hacker e tutte quante queste cose. Quindi il nostro caro buon Marci potrebbe magari aver fatto un bunker nascosto dentro agli alberi. Cerchiamo di togliere tutti quanti questi alberi che non ho mai tolto, mai preso ad asciate, perché non volevo rovinare tutta quanta questa zona. Però è il momento di cercare la casa del buon Marci, il bunker del buon Marci. Ma magari è nascosto qua in giro. Proviamo a shiftarci da qualche parte. Sentiamo l'odore di Marci, se c'è odore di Marci da qualche parte. Vediamo se c'è qualcosa qua in giro. Allora, non credo possa essere andato in quella zona di taiga, perché non mi... signor zombie, scusi se la prendo a cannonate. Ho già finito il colpo, ma io la faccio fuori col PDV, io la faccio fuori. Ha lasciato giù un piccone. Vabbè, signor zombie, è stato un po'... Ma, dove diamine sono finito? Cosa? Ok, signor asino, non venga qua da me, per favore, vada via. Ma, ok, abbiamo trovato il bunker di Marci. Così, al primo colpo, vorreste dirmi, entriamoci. Buongiornissimo. Ma la concrete azzurra è bellissima, ragazzi. Che poi l'azzurro è il mio colore preferito, ma anche quello di Marci, quindi azzeccato col rosso. È bellissima questa cosa, ragazzi. Ma questo qui è il bunker segreto di Marci, vorreste dirmi? Ah, siamo finalmente entrati, ragazzi. Va bene, allora cerchiamo di capire se innanzitutto queste chest qui sono delle chest inganno, perché conoscendolo ha fatto questo bunker sotto la collina. Io ci ho messo pochissimo a trovarlo, perché a cosa ho pensato? Secondo me è per forza qua in zona, perché non si può essere mosso più di tanto dalla casa che avevo costruito, perché comunque volevamo costruire qualcosa assieme e vicini. Però l'abbiamo già trovato, va bene, fa niente. Allora cerchiamo di capire se c'è qualche altra stanza segreta in cui si può entrare. Proviamo a shiftarci. Non credo a sto punto ci sia qualcosa di segreto. Qua un pulsante, no. Qua c'è un'armatura con un elmetto in diamante, vuol dire che anche lui ha trovato il diamante. Ottimo, non gli rubo niente questa volta. Però so che il suo bunker è qua. Voi non dite niente, ragazzi, a Marci. Deve essere una cosa segreta, non deve sapere nulla. Però guardiamo se nelle ceste ha qualcosa. Eulà, quanti materiali, ha un sacco di legno. Questo qua non si può aprire. Proviamo a togliere magari. E se fosse una trappola con la TNT, questo blocco, perché ci sono un sacco di mod che non conosco. E se aver lasciato la TNT su questo blocco con quel frame fosse una trappola, lasciamolo, dai, lasciamolo qua. Non voglio toccare questa chest, che è meglio così. Ah, la mia stessa armatura, solo che io ho i gambali blu. Ma perché se li indosso sono rossi? Togliamoli. Ma sono blu, ragazzi. Ma cosa vuol dire che li fanno rossi quando è in game normale? Vabbè, non parliamo di questa cosa. Poi, ci sono altre tre chest. Qua abbiamo i suoi materiali. Ok, ha soltanto del copper ore. Poi, tanto gold. Un po' di ossidiana. Magari Marci vuole andare nel Nether nel prossimo episodio? Non lo so. Del diamante, 13 pezzi di diamanti vanno più che bene. E poi ci sono altre due chest. Qua abbiamo il cibo e qua... Ah, qua abbiamo l'hand cannon, che probabilmente ha raccolto uccidendo un po' di zombie, come ha raccolto anche l'armatura, la parte, diciamo, della chestplate e dei gambali. Ok, questa è una cosa molto interessante. Va bene, abbiamo trovato il bunker segreto di Marci. Per ora abbiamo costruito la nostra casettina, che poi vi ho spiegato più o meno cosa voglio fare nella mia zona della casa. Signor zombie, mi dai colpi dell'hand cannon. Mi dispiace averlo fatto fuori così di cattiveria. Chi è stato? Anche lei? Venga qua. Oh, è morto anche lei.
Facciamo fuori un po' tutti quanti, così vi posso salutare, andare a dormire e utilizzare la mia casa, che lo so che è poco funzionale, ma dormiamo sotto la scalinata. Per dirvi che, ragazzi, questo episodio qui è finito. Mi raccomando, scegliete uno dei due video qua davanti, che è molto importante, scegliete uno dei due. Mi raccomando, però sceglietelo, iscrivetevi col tastino rosso qua sotto e noi ci vediamo con un video domani. Da Marco è tutto, ciao!